momento favorevole al Juvenile, che attacca sulla destra con Casi Raghi, il suo cross in mezzo, il colpo di testa. Juvenile vicinissimo al gol con Felloni. Occhio alla Dipo che gioca Pinessi sul filo dell'offside, ci prova con il mancino incrociato, si distende col nago per la prima parata della sua domenica. Parte Casi Raghi, la tocca, attenzione, l'ha toccata sicuramente un giocatore della Juvenilia, c'è però il contatto tra Pungente e un altro giocatore della Juvenilia, a mio avviso Felloni l'ha toccata e poi il contatto tra il portiere e Maffongelli, e allora rigore per la formazione di casa. Parte campo basso, il gol, la rete del vantaggio della Juvenilia. Parte Annunziata, palo gol e la Dipo ristabilisce la parità. Annunziata ancora un colpo da biliardo di Annunziata, che proprio sul duplice fischio di Rosa cambia il risultato qui al Sade. Allora, dopo praticamente 2 minuti di recupero, il rigore di campo basso per l'1-0 interno e poi la doppia punizione di Annunziata che sagoma il risultato parziale, che è Juvenilia 1, Dipo 2. Crippa subito per Urbano, pallone di ritorno con il capitano, anche il numero 10 che riesce a servire Comi dentro l'area di rigore. Comi, la conclusione bloccata in due tempi da Colnago. Annunziato, pallone recuperato, Crippa, occhio a Urbano, il dribbling e poi Urbano, attenzione ancora ad una parata importante da parte di Colnago e poi Dipo, in cui il pallone toccato per ultimo da Canevari e termina sul fondo. Occhio al pallone perso da Felloni sulla pressione di Urbano, occhio poi alla rete, ancora in gol la Dipo, questa volta è Pinessi a firmare il tris. Battuta di Felloni, Canevari di testa, ancora la possibilità da parte della Juvenilia con il mancino di Cardone, Pungente, Crippa, porta avanti la sfera, Canevari, pallone di ritorno, Crippa, sinistro alto, Cardone per Casi Raghi, alla fine serve Lanini, il destro, preda di Pungente. Un trasio per un Crippa che è in posizione regolare, Pinessi, cicca il pallone Pinessi per quello che poteva essere la propria doppietta, fulcro nel gioco di Bassignani. Urbano, Canevari, ancora spazio per il numero 11 che salta in grassia, attenzione, pallone buono per Crippa, pallone buono per Crippa a mio avviso. Arriva la segnalazione del direttore di gara, gol annullato, dunque Diop, il destro Pungente, il break della formazione di Bassignani, Canevari che trova Mattia, il cui sinistro fa la classica barba al palo. E allora dopo 6 di recupero in questo secondo tempo di Rosa dichiara conclusa la partita, torna al successo pieno la Dipo dopo 3 settimane di astinenza, cade dopo 2 vittorie di fila la Juvenilia, rigore di campo basso, doppia punizione di Annunziata, chiude Pinessi al Sada il finale, Juvenilia 1, Dipo 3. Dirà, il rigore è stato probabilmente il premio dei primi 20-25 minuti dove abbiamo fatto veramente bene. Il problema è che non è che ci siamo spenti, però siamo tornati a fare quegli errori che è giusto che quando fai paghi. E quindi è giusto così.
credo che nell'arco della partita loro abbiano meritato di vincere, perché sono stati più bravi di noi a sfruttare quelli che sono stati i primi due gol, sono due errori abbastanza evidenti, ok. E poi dopo hanno avuto anche la bravura di avere un giocatore che ha messo due palloni all'incrocio dei pali, quindi sai, non è che la punizione dal limite è sempre gol, soprattutto a questi livelli, però oggi loro sono stati bravi anche in quello, quindi merito a loro. Ce la siamo giocata bene, è il problema che come tutte le partite noi dobbiamo cercare più che di fare meglio, di sbagliare meno degli altri. Gli errori li paghi in tutte le categorie, gli errori si pagano. E purtroppo quando fai degli errori grossolani è un paradosso, ma io sono contento di perdere, perché spero che i giocatori se ne rendano conto. Non bisogna farne un dramma, la squadra comunque secondo me potenzialmente ha un buon potenziale e deve riuscire a trovare un pochino più di equilibrio nei risultati e nelle prestazioni, che poi in realtà non sono mai mancate, però... a volte la differenza a tutti i livelli particolari la fanno sentire tanto. Abbiamo preparato la partita di oggi cambiando qualcosina, e al di là poi dell'aspetto tattico abbiamo avuto la pazienza e l'umiltà anche di far fatica, siamo andati sotto, non ci siamo scomposti, anche se abbiamo avuto il merito poi di pareggiarla subitissimo, questo è stato sicuramente importante. E poi credo che già anche prima del gol subito stavamo giocando bene, avevamo un po' il pallino in mano, quindi insomma vittoria importante che ci fa ripartire con entusiasmo, con slancio, non cambia nulla su quello che può essere il mio giudizio sulla squadra o su quelle che sono le ambizioni. Eravamo ambiziosi prima di questa partita e lo siamo ancora di più dopo questa vittoria. Credo che al momento sia stata solo una casualità il fatto che non abbiamo vinto in casa e abbiamo vinto fuori, però diventa importante sbloccarci subito da domenica, tra l'altro una partita contro una delle favoritissime del girone. Non amo parlare di assenze, perché appunto di solito le rose sono costruite per sopperire, poi sicuramente qualche individualità fa la differenza in questa categoria, ma insomma sopperiamo e andiamo avanti senza problemi. La forza è sempre il gruppo in uno sport di squadra.